Amici Lario Sport, ben ritrovati ad una nuova puntata di Giovani Dentro, la rubrica che vi porta alla scoperta e a conoscere i settori giovanili del nostro calcio, del calcio comasco. Oggi siamo ospiti qui a Cantù a Vighizzolo, centro sportivo Toto Caini del Castello, città di Cantù, che ringrazio. E ringrazio innanzitutto il direttore generale Ferruccio Della Valle. Ciao Ferri, ben ritrovato. Ciao, ciao Roby. Grazie a voi. E il professor Diego Trombello, ciao prof. Ciao a tutti, adesso, ciao, okay, ciao, ciao. Due dei, diciamo così, dei dirigenti, dei direttori di questo settore giovanile che adesso vi andremo a presentare. Innanzitutto partiamo da Ferri, da Ferruccio Della Valle, appunto direttore generale. I numeri di quella che è una delle realtà, appunto a livello numerico ma anche qualitativo, più importanti del territorio, perché partiamo dall'attività di base, andiamo a salire. Quanti tesserati conta ad oggi il Castello Città di Cantù? Beh, diciamo che in questi anni abbiamo lavorato in maniera molto intensa, soprattutto partendo da sotto, e siamo arrivati ad avere 350 atleti diciamo in quello che è il settore giovanile, dall'attività di base all'agonistica. Quindi un numero abbastanza importante che ha avuto un po' così di contraccolpi nel momento in cui c'è stato il Covid, ma adesso si è ripreso alla grande, i numeri sono sempre in aumento. E ovviamente anche le iniziative che andiamo a fare per ovviamente reclutare sempre ragazzi per il nostro... Possiamo dire che il Covid ce lo siamo lasciati alle spalle? Sì, direi di sì, anche se esiste ancora, c'è ancora, certo, presente, però diciamo che i problemi che avevamo prima non ci sono più, e per fortuna possiamo fare attività ai bambini, che è la cosa principale, ragazzi. Numeri importanti, ma anche una struttura che è migliorata a livello qualitativo nei vostri staff tecnici e dirigenziali, vero? Sì, diciamo che da quest'anno abbiamo voluto così migliorare tutto quello che è la parte organizzativa e gestionale dei nostri allenamenti, inserendo per ogni categoria un responsabile tecnico che coordina gli allenatori del proprio settore e ovviamente poi propone gli allenamenti che insieme a loro li presenta durante la settimana nei vari momenti di formazione. Quindi abbiamo preso delle persone, tra l'altro anche qualificate, gente di esperienza. Per gli esordienti abbiamo Albino Rossi, per i Puccini abbiamo Gianni Lessi, tutte persone che hanno lavorato a un certo punto. Lo stesso attività di base viene coordinata dal professor Trombello, e quindi sia anche nella parte, diciamo, sotto dell'attività di base sia nella parte agonistica abbiamo sempre questi riferenti che lavorano ovviamente a stretto contatto con gli allenatori e fanno poi, migliorano sicuramente la proposta. Ecco, Diego Trombello, responsabile tecnico, principalmente la tua attività poi si concentra sull'attività di base. Raccontaci, certo, un po' il lavoro che stai portando avanti qui a Cantù. Allora, il mio passato in federazione chiaramente mi ha portato ad amare l'attività di base, ecco perché quando sono arrivato al Castello con Ferri ho deciso di occuparmi prevalentemente dell'attività di base. L'attività di base, noi lavoriamo sulla formazione motoria prima di tutto, e quindi cerchiamo prima di tutto di fare in modo di costruire le competenze motorie dei nostri ragazzi, ma la cosa principale è che noi vogliamo che i nostri ragazzi, i nostri bambini in particolare, si divertano. Devono venire da noi al campo, devono venire qua a divertirsi e sicuramente portare a casa qualcosa. Stiamo lavorando per migliorare quella che è la proposta sul campo, perché noi lavoriamo prevalentemente utilizzando lo strumento del gioco, che è fondamentale. Lo si usava ai tempi quando noi andavamo all'oratorio, all'oratorio, no? Sono cambiati. Ma è cambiato, però allo stesso tempo dobbiamo tornare in questa direzione per fare in modo comunque di orientarli a trovare quella capacità di decidere in forma autonoma fin da piccolini. Quindi la formazione motoria e soprattutto il gioco sono gli elementi che alla fine costruiscono veramente il giocatore pensante. Un'ottima base di partenza. Direi di sì. E poi c'è anche, insomma, a livello appunto di attività di base, insomma, voi siete un centro Milan Academy. Allora, siamo un centro Milan Academy e tra l'altro da quest'anno ci siamo affiliati con il Milan, e direi che la proposta abbiamo è molto... infatti raccontato sui nostri canali, scusami se ti interrompo, di una super serata spettacolare, mi viene a dire, che avete organizzato poco, certo, tempo fa per presentare questa partnership, che è più che una partnership, è una collaborazione vera e propria. Ma la cosa positiva e bella con il Milan è che ci siamo trovati tra virgolette d'accordo, no? Su cosa e come costruire il lavoro sul campo. Anche il Milan, nel settore giovanile, in particolare nell'attività di base, lavora prevalentemente sulla costruzione del giocatore pensante, cioè sul gioco, e dal gioco poi andiamo ad evidenziare quali sono le carenze per poi magari strutturare anche un lavoro più specifico per migliorare quelli che sono gli errori che i ragazzini commettono nel gioco, ma loro sono i protagonisti nel gioco. E questa cosa molto bella
Milan e noi la condividiamo in maniera importante. Bene, è una cosa bella. Ottime basi per l'attività di base, scusa il gioco di parole, perché poi si passa al settore giovanile, all'agonistica, dove anche qui state facendo un bel lavoro. Sì, ormai da tempo stiamo cercando di perfezionare ovviamente anche la partecipazione ai campionati regionali, infatti abbiamo tutta la filiera per i campionati regionali, nella categoria allievi, categoria giovanissimi, la categoria di università regionale A, quindi stiamo cercando di dare la possibilità ai nostri ragazzi di seguire un percorso di formazione e di crescita che poi li possa portare a essere competitivi nella categoria superiore, quindi nella prima squadra. Siamo orgogliosi di avere 8 elementi che sono nella rosa della prima squadra e che giocano tra l'altro e che sono usciti ovviamente dalla nostra formazione, quindi nel nostro settore giovanile. Questo è un po' questo ti inorgoglisce anche personalmente? Assolutamente, dai, perché da sempre io sono nato nei settori giovanili, ho diciamo contribuito a creare e a formare dei settori giovanili importanti nella mia storia. Questo è un po' una soddisfazione grande, perché qui ci sono stati i presupposti per poter riuscire a portare giocatori che possono arrivare a giocare a un buon livello, quindi a un'eccellenza come quest'anno, e quindi insomma siamo orgogliosi di avere addirittura un ragazzo del 2005 che gioca in prima squadra titolare e che sta ben, che sta figurando. Sì, assolutamente sì. Progetto Arcobaleno. Allora, noi da quest'anno noi non ci limitiamo a fare calcio semplice, noi cerchiamo di trovare ogni anno dei lavori e dei progetti che per noi sono molto importanti, perché il territorio ha la necessità comunque di implementare la proposta. Il progetto Arcobaleno è un progetto che nasce per fare in modo che le ragazze e le bambine entrino nel mondo del calcio. In questi ultimi anni diciamo che è stato sdoganato anche nel nostro paese dal calcio femminile, sì, che una volta sembrava invece ormai. Sì. Però il nostro progetto è un progetto un po' diverso, cioè ci sono le società di calcio femminile, è una cosa, noi siamo il progetto Arcobaleno, le nostre ragazze giocano coi maschi, quindi lavorano coi maschi proprio nell'ambito dell'attività di base, poi chiaramente ci sarà, quando avremo costruito il settore, ci sarà anche un settore specifico, però partiamo da lì, devono giocare coi maschi per potenziare le proprie capacità e quindi avere la possibilità di migliorare ulteriormente. Non voglio dimenticare e dobbiamo ricordare che noi, tra le altre cose, siamo una scuola calcio di terzo livello a livello federale e nella provincia di Como. Spieghiamo bene ai nostri web spettatori di cosa si tratta, ecco, perché non è da tutti. Allora, noi siamo giustamente chiaramente. Beh, anche perché questa è una soddisfazione e motivo d'orgoglio, ma spieghiamolo bene. Allora, noi siamo un punto di riferimento della Federazione Italiana Gioco Calcio, una società che utilizza quelli che sono i programmi della federazione e i progetti della federazione per riportarli sul territorio, non solo nella nostra società, ma sul territorio provinciale comasco in questo caso. Quindi noi, i nostri progetti, i progetti della federazione, noi li trasferiamo in quello che è il contesto territoriale, quindi siamo un punto di riferimento, e seguiamo le regole e le norme della federazione, cercando di fare in modo di coinvolgere anche tutto il settore intorno. Esempio, nei vari nostri weekend dove giochiamo nell'attività di base, noi lavoriamo nella costruzione dei giochi, dei giochini pre-gara, dei giochini con gara, per fare in modo di far capire come i bambini, per crescere, devono giocare. Giocare, e non si devono all'inizio di questo speciale, di questa intervista, lo ribadendo, ma io guardo, esatto, completamente da giocare, perché sennò si rischia anche di perderne tanti per strada, perché negli ultimi anni, anche magari causa Covid, c'è stata, salendo poi di età, la moria di tesserati, di calciatori, di aspiranti calciatori. È significativo quest'anno che nella categoria allievi sono stati formati un solo girone nella provincia di Como. Eh sì, cioè, ne parlavo con un tuo collega di una società, esatto, qua limitrofa. Che prima del Covid invece erano 4 gironi allievi, quindi vuol dire, significa che indicativamente 600 atleti di quella categoria, 16 anni, 17, non fanno più attività sportiva, e quindi è una cosa secondo me preoccupante sotto l'aspetto sociale, perché la nostra realtà, come tante realtà e soprattutto tutte quasi, oltre a fare sport facciamo del sociale importante sul territorio, certo, che purtroppo viene anche poco riconosciuto da quello che sono, assolutamente, che sono assolutamente le istituzioni. Il ruolo della società sportiva è sempre visto solamente con quelli che fanno giocare, no? Noi facciamo giocare, ma facciamo anche, investiamo anche un ruolo educativo importante. Facciamo del sociale facendoli giocare. Esatto. Ma la differenza sostanziale è quella, cioè nei programmi di allenamento che tu potrai vedere sul campo, eccetera, eccetera, i nostri bambini lavorano tutti, se un'ora e mezza per un'ora e mezza.
perché vengono coinvolti nel contesto del gioco e quindi non viene escluso nessuno. Noi non mettiamo i bambini in fila, ma facciamo in modo, attraverso il gioco, di formarli. Anche sotto la pioggia, che al giorno d'oggi non è un aspetto indifferente. Senti, Ferri, per arrivando in chiusura di questa intervista, qui la casa del castello, il Toto Caymmi, insomma, non è mai fermo. Dicevamo prima l'intervista, è come un 7 su 7, 24 hours. Perché al di là dell'attività stagionale calcistica, anche d'estate avete un sacco di iniziative, i camp, e possiamo preannunciare quella che sarà una novità in ricordo di un nostro amico. Assolutamente sì. Diciamo che noi, come attività, oltre a quella che proponiamo durante la stagione, ovviamente con i campionati e con gli allenamenti, nel periodo quando arriva il bel tempo, quindi dal 25 aprile, noi andiamo a proporre una serie di iniziative che vengono svolte durante la domenica e anche durante la sera, di tornei a non stop. Quindi partiamo con i piccolini, poi arriviamo all'agonistica con la Castello Champions Cup, che è un appuntamento ormai rinomato, e poi quest'anno faremo anche degli altri tornei, ne organizzeremo uno per il femminile, quindi inviteremo anche probabilmente le società professionistiche femminili nella categoria primavera a giocare anche contro la nostra squadra promozione, quindi organizzeremo un torneo per loro. Poi c'è in ballo anche un altro torneo importante, ma quello che dobbiamo concentrarci adesso è che vorremmo fare proprio il ricordo del nostro amico Riccardo Bianchi, uno dei nostri maestri giornalistici, organizzare, che è stato qui allenatore, lui ha allenato con me qui insieme a me per tanti anni, 40 anni insieme a lui, e poi condivisione in radio piuttosto che altre. In ogni caso faremo una memoria a Riccardo Bianchi, dedicato alla categoria Pulcini. Vogliamo seguiteci su Radio Sport, che vi daremo tutte le informazioni. Faremo la presentazione grandissima di questa manifestazione che noi vogliamo creare proprio nel ricordo di questo grande personaggio, che oltre ad essere stato un giornalista sportivo è stato anche una grande persona. Soprattutto lui amava i bambini e amava stare insieme a loro, allenandoli e dandogli tantissimo. Quindi una persona veramente importante, che merita questo e altro. Doveroso, doveroso. Complimenti per questa iniziativa. In chiusura, un saluto al presidentissimo Gianni Bettino, dobbiamo farlo. E come va adesso questa prima parte di stagione? Soddisfatto? Diciamo che Giovanni Bettino è il motore di questa società, anche se magari non è sempre presente, quindi lui ha la sua attività e quindi deve fare tante cose. Poi lui è una persona che fa tantissime cose. Ha delegato noi per quello che è il discorso organizzativo, ma lui c'è sempre. Lui è il motore, quello che ti dà quella spinta in più. Lui è la signora, sua moglie, che è la prima tifosa, perché è una delle nostre follower più attive sui social di Radio Sport. Assolutamente. Tiziana è anche lei la persona che spinge un po' lo stesso Giovanni, ma anche tutti noi, nel fare tante iniziative. Una grande appassionata di calcio. Ma non sono mai, non mancano mai quando c'è la partita della prima squadra, e anche del settore giovanile, la juniores, i piccolini, loro seguono un po' tutto. Quindi siamo motivati anche dal fatto di avere un presidente e delle persone che ci danno le spinte per poter far sì che questa società emerga come è emersa. E arrivi in alto per chiudere, proprio anche a livello di prima squadra, perché non nascondiamo che, non dico nell'immediato, anche se state facendo bene, insomma, l'obiettivo di riportare a Cantù una squadra nei dilettanti con la D maiuscola, insomma, è un po' un sogno nel cassetto che vorreste far diventare realtà. E diciamo che non avremmo mai sperato di arrivare così in alto, nel senso che quando abbiamo cominciato in seconda categoria l'obiettivo era arrivare in promozione e mantenere una buona promozione. Siamo arrivati in eccellenza, stiamo facendo benissimo, sognare insomma è sempre lecito, e poi non si sa mai, poi vediamo, perché vedremo. Però qui adesso però ci stanno andando, amiamo andare un passo alla volta, step by step. E costruire le cose con dei progetti seri, questa è la cosa importante, certo. E poi metterli in pratica, e queste sono le vostre speriamo linee bene, guida. Speriamo bene. Dal Toto Caymmi di Vighizzolo Cantù è tutto, io ringrazio Ferruccio Della Valle, direttore generale del Castello, il professor Diego Trombello, che è il responsabile tecnico del settore giovanile, con Giovani Dentro ci rivediamo per una prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti, buona serata! Perfetto. A presto.